Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo al Bar Charlie di Alessandro Mariottini e Massimo Tappeti, insieme ad Alessandro Mariottini, per parlare di questo momento, di questa fase 2, soprattutto dei sacrifici che loro hanno affrontato e per capire quanto tempo ci vorrà per ritornare alla normalità, non tanto dal punto di vista sanitario, speriamo che arrivi presto, ma anche dal punto di vista economico. Intanto Alessandro, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a Chilometro Zero, e quindi come valuti questa fase 2, questa fase di riapertura? Questa fase 2, diciamo che da lunedì siamo ripartiti, però ancora capisci che il movimento è limitato. Poi noi qui, il nostro polmone, diciamo, è anche l'ospedale, e come sai parecchi reparti sono stati spostati altrove, sicché il passaggio, diciamo, è minimo e il lavoro ancora ce n'è poco, insomma. Le regole d'oro per salvaguardare il fatturato e i clienti? Le regole d'oro, per prima di tutto, viene la salute dei clienti. Noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo la fortuna di avere due porte, sicché una porta serve per l'entrata, una per l'uscita. Abbiamo fatto il percorso, abbiamo la disponibilità di tavolini sia all'interno che all'esterno, mantenendo le distanze. Ci siamo attrezzati, diciamo, per quanto riguarda tutte le prevenzioni, anche sul banco, con Pressigas. Diciamo, noi siamo in regola su tutto. Ti ho detto, abbiamo anche fuori, sicché noi lo spazio per rimanere a quel metro famoso ce l'abbiamo abbastanza. Il sindaco ha anticipato una manovra da 2 milioni di euro. Ecco, in questa direzione tu cosa ti aspetti? Questa manovra la devono studiare bene, perché parecchi siamo un pochino in difficoltà, perché è vero che abbiamo riaperto, però dopo tutto questo tempo di inattività c'è stato dei costi fissi tutti i mesi che abbiamo dovuto pagare, sicché insomma qualche soldo a fondo perduto non è che ci farebbe male, io mi auguro, perché in questi mesi le chiacchiere sono state tante, ma poi dopo, quando siamo andati, sono stati a fatti concreti, ancora abbiamo visto le 600 euro e poco più. Quanto sacrificio vi è costato stare fermi quasi 2 mesi? E penso non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista mentale. A livello mentale tantissimo, perché abituati a lavorare 12-13 ore al giorno, capisci che ritrovarsi in casa senza fare poco o niente è stato, a livello mentale, è stato abbastanza difficile. E per quanto riguarda a livello economico, io ancora non l'abbiamo fatti, però sono stati, insomma, i danni sono stati notevoli. E il problema è che per riaprire come prima ci vorrà ancora tanto tempo. Infatti ti volevo chiedere una tua previsione. È la mia previsione, io penso che ancora parecchi hanno anche paura, perché a livello mediatico siamo stati un po' bombardati. Secondo, ancora non lavorano, gli aiuti sono stati scarsi, e sicché penso che fino a settembre, che rientra le scuole, se si ritorna alla normalità, io mi auguro che vada tutto liscio e che si possa riprendere almeno verso settembre, a meno che non ci sia qualche ricaduta, perché penso, se ci fosse una ricaduta, sarebbe chiusura, non ti dico del 100% dell'attività, ma altissima. Con quest'ultima battuta di Alessandro Mariottini è davvero tutto dal Bar Charlie di Alessandro Mariottini e Massimo Tappeti, quindi ringrazio Alessandro e ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti.